In questa splendida cittadina, l'SS Monopoli 1966, e devo dire, sindaco, che la scelta della canzone prima di Luciano Ligabue, Il meglio deve ancora avvenire, vuole essere un augurio a questa squadra per il prossimo campionato di Lega Pro che l'aspetta, un campionato che disputerà per il quarto anno consecutivo, ed è stata un'escalation. Poi ne parleremo con i dirigenti e con la guida tecnica, perché hanno concluso lo scorso campionato al sesto/quinto posto. Poi spiegheremo che cosa significa questo, però questa sera vogliamo dare il nostro arrivederci a questa squadra e fare il nostro in bocca al lupo, perché domani partiranno e perché domenica hanno il primo appuntamento importante della stagione con la Coppa Italia. Io chiamo subito qui il padrone di casa di questa sera, o perlomeno uno dei padroni di casa, il sindaco Fausto De Maria, al quale chiedo subito, è stato... Facciamolo l'applauso. È stato un piacere e un grande onore ospitare questa squadra. Certo, è stata pure una bellissima esperienza avere qui la squadra dei Monopoli. In questi giorni ci siamo anche affezionati a vederli in giro per le trattiamo sportivo il giorno da andare a vedere, e quindi ringrazio che veramente di cuore di aver scelto la Tronico, e spero che portiamo fortuna. Quindi già domenica la partita con Piacenza, facciamo un forte in bocca al lupo e speriamo di vincere. Ok, si dice in bocca al lupo? Allora, io cominciamo subito per dire una cosa, imparatelo questo perché è importante. Allora, noi siamo sul Pollino, qui e penso un po' dappertutto, quando vi dicono in bocca al lupo come si risponde? Assolutamente no, non si dice crepi, si dice o viva il lupo o lunga vita al lupo, altrimenti non porta fortuna, quindi imparate questo e andrete lontano, ok? Allora, sindaco, chiamo subito, perché saranno tanti che scenderanno su questo palco, chiamo subito e salutiamo una persona che non c'è in questo momento, che è il vostro presidente, che è Onofrio Lopez, ma chiamo subito qui in rappresentanza di tutta la società il club manager dell'SS Monopoli, Fabio De Carne, che ha... diventano... Allora, il nostro club manager non vuole parlare, vuole subito fare le cerimonie.
cerimonie, come si suol dire. Aspetta un attimo, ti do del tu. La prima domanda è molto semplice: perché avete scelto l'Atronico? Ah, abbiamo scelto l'Atronico perché c'è una conoscenza di base e quindi con la società abbiamo fatto dei summit qui nel suo territorio e dopo aver avuto più alternative abbiamo scelto l'Atronico. Ad oggi possiamo dire di non aver sbagliato la scelta perché la situazione è stata tutta positiva e quindi siamo contenti di aver scelto l'Atronico. L'Atronico, tra le altre cose, ha l'aria buona e fresca, si mangia anche bene, ragazzi, è vero, si mangia bene e poi sono le terme all'Atronico, no? Ho visto alcune foto, siete stati anche nell'impianto termale. Sì, colgo l'occasione per ringraziare a nome della società l'amministrazione comunale, il centro termale, l'albergo che ci ha ospitato oltre il terme e altre strutture annesse, tra cui la palestra e la piscina. Abbiamo avuto questa sinergia svolta tutto in maniera positiva, quindi ripeto, è stato un ritiro positivo sotto tanti aspetti. Sicuramente ci si potrà migliorare, però chiudiamo questa avventura positivamente. Ti faccio una domanda che di solito sì. Noi dobbiamo migliorare anche il Monopoli. Anche il Monopoli deve salire, ovviamente, da lontano vi ricordo, se funzionano i microfoni, vi ricordo che il Monopoli poi giocherà nel campionato anche con alcune squadre lucane, no? Quindi forza Monopoli quando non gioca con le lucane. Ah. No, non lo chiedo a te, ovviamente non lo dico a te, sto scherzando. Volevo farti una domanda che non fa mai nessun giornalista a nessuna società di calcio. È una domanda proprio inedita. Prospettive del campionato. Prospettive del campionato è sempre la stessa situazione. Stanno ascoltando, Si parte per tranquilla salvezza. Una volta conseguita la salvezza, gli obiettivi di seguire sono la stessa. Giovanni, Giovanni, siamo in diretta, è una soddisfazione per l'Atronico avere una squadra di calcio blasonata, sì. Importante, significa che è davvero l'Atronico è la città dell'accoglienza e la città del benessere. Evidentemente ci sono anche delle strutture sportive all'altezza e questo non può che contribuire a migliorare l'immagine del paese, città, chiamiamolo come vogliamo. Sì, è positivo sotto tutti gli aspetti, non vedo un aspetto negativo sinceramente. Giovanni, ma stai preparando, professore Forestieri, stai preparando la bellissima rappresentazione teatrale che hai fatto qualche mese fa? Sì, credo, non ho visto ancora il calendario, ma dovremmo andare in scena, grazie per l'occasione, dovremmo andare in scena, parli di Liolodico, bene. Sì, certo. Dovremmo andare in scena il 25 agosto, non ho letto il calendario, ma il 25 agosto. Quindi è una bella data perché usciamo un po' dal caos delle tante iniziative, quindi si può seguire... All'Atronico quello è il periodo più caotico. Ah, il più caotico. Tanto è vero, forse avevamo due date, ma proprio per questo ingolfamento abbiamo dovuto rinunciare a una data. Possiamo sapere la squadra di calcio che tifa il professore Forestieri? La squadra più bella del mondo, con la maglia più bella, l'Inter. Come sta andando a livello di campagna acquisti? Noi siamo contenti, siamo coscienti che la Juventus forse ha aumentato il gap, però noi siamo contenti di quello che... anche perché abbiamo dei limiti economici che ancora per il momento non possiamo colmare. E abbiamo il fair play finanziario che ci impedisce di fare degli acquisti a livello di Cristiano Ronaldo. Un professore cosa fa l'estate? Un po' si deve riposare, però poi? Lavora di più perché ci sono gli impegni extrascolastici, tipo il teatro. No, secondo me l'estate è un periodo felicemente frenetico. Vai in vacanza, io sono appena tornato da una breve vacanza. Abbiamo visto qualche foto su Facebook. Giusto, beh, non ho più segreti, anche faccio questo, con un po' di megalomania. Ma poi ti prende la cosa, in effetti. Io il 5 sarò da voi, credo, eh. Ah! Tu parli delle mie iniziative, ma io so quello che stai facendo. Io ho i miei informatori. Grazie Giovanni. Gente che collabora con te. Sei davvero una persona speciale, una persona importante per il nostro territorio. Vuoi il microfono? Sì, grazie, allora Giovanni, prendi il microfono. Sì. Ok.
Allora, abbiamo dato il microfono, solo che noi abbiamo un problema. Giovanni, c'è un piccolo problema tecnico, aiutaci a coprire questa parte. Ah, dobbiamo? Sì, 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 va bene. Allora, come quando faccio le presentazioni e poi sono quei momenti, sì, in cui devi... Sì, sì, certo, volentieri, sì, con piacere. Ascolta, il 25 agosto hai detto, lasciamo, sì, da parte Sant'Egidio perché sappiamo quello che c'è ed è molto bello. Poi qualche altra cosa che ti colpisce del calendario latronichese? No, io non l'ho letto. Ah, non l'hai letto? Ah, no, però c'è un... voglio fare pubblicità. Dunque, c'è... in quei giorni, perché adesso ho visto l'assessore interessato, dunque organizziamo insieme, siamo un gruppo di persone, insieme all'assessore al ramo Franca Gesualdi, un'iniziativa davvero bellissima, alla quale tengo molto. Faremo una promozione dell'adozione dei cani dal nostro canile, quindi una giornata dedicata a quello, proprio pubblicità, promozione per incoraggiare le persone ad adottare ancora più di quanto già non stia accadendo. Perfetto. Quindi anche quella è un'iniziativa secondo me molto bella. Il 26, perché ne parlammo quella sera al primo aprile al MIVA, c'è finalmente, ecco, abbiamo perso la serata noi ma ci si guadagna comunque, c'è la serata, credo, di Teatro 2000. Teatro 2000 non aveva una data alla quale, perché non c'era un posto per fare questo spettacolo. Adesso il posto c'è durante l'estate, che è l'aula magna, credo, della scuola media, quindi possiamo avere anche all'Atronico Teatro 2000. E questa è una bella notizia. Giovanni, grazie. Vado a grazie vedere a te. Cosa succede, perché abbiamo un problema di rientro. Grazie.